a tutti ragazzi, benvenuti a in questo nuovissimo video. Sono Tony Rosanero e sono qui di nuovo su Clash of Clans. Ragazzi, mi sto mettendo a fare la trivella, manca soltanto un giorno. Soltanto un giorno e avrò la trivella a livello 3. Ovviamente mi sto migliorando anche il volano. La Tesla già è da 5 giorni che sta lavorando e mancano 2 giorni soltanto. E ovviamente in guerra noi... Vediamo cosa hanno scritto. Mi fate anziano. Ah, mi pareva ciò qua aveva mancuso. Allora, qua stiamo vincendo per 39 a 38 ragazzi. Bellissimo attacco che ho fatto io pure al mio corrispondente, come vedete. Vi faccio vedere il replay e ditemi come vi sembra. Praticamente niente era. Precisamente ho attaccato qua ragazzi. E quando? Ditemi se vi è piaciuto questo attacco, commentate. Ovviamente gli abbiamo fatto la carneficina a questo ragazzi. Mamma mia che attacco epico. Ditemi se vi è piaciuto questo attacco ragazzi, praticamente l'abbiamo impallinato. 1-2 e 3. Abbiamo vinto ragazzi, mamma mia che attacco epico. Guardiamo un poco che cosa ha fatto il nostro caro Andrea. Vediamo qui questo suo attacco. Complimenti ad Antonio. No, Antonio, che sei con chi hanno? Bello. Complimenti Andrea. Ok. I giganti dove sono? Ah, c'hai i draghi ora Andrea. Complimenti Andrea. Bella, drago di livello 5 credo. Sì, livello 5. Complimenti, che attacco. Consiglio dal mio amico, dovrebbe migliorare i draghi ora. Anzi, glielo dico in chat, se in chat. Ah, gli ha messo gli sgheri. Bello. Per cento e manco ha usato i giganti o tutto il resto. Mamma mia, complimenti al mio amico Andrea.
Wow, bell'attacco. Vediamo che attacco ha fatto il nostro amico Dani. Vediamo se ha messo qualche replay. E gli faccio vedere un attacco. Niente, non l'ha messo. Se il nostro amico Dani è in linea, vediamo se è in linea su Clash. E facciamo vedere uno dei suoi attacchi epici. Sperando che risponda il nostro amico Dani. Purtroppo il nostro amico Dani non c'ha nessun attacco, peccato. E vabbè, ragazzi, andiamo a fare un attacco epico con i miei draghi di livello 2. Ovviamente pure abbiamo le nostre furie di livello 2, di livello 4, scusate, livello 4. E livello 4 pure una cura. Vediamo, c'è uno che mi ha attaccato poche ore fa, pochi minuti fa. Infatti un'ora fa. Vediamo questo come è combinato intanto, vediamo. No, troppo difficile. Vediamo se quello... Scusatemi. Questo ha fatto 99%. E va bene. Draghi al 2, De Barbaro al 5. Ora... Vediamo come sei messo. È messo bene. Qua, c'ha pure, suppongo, un drago dentro la caserma, credo. Contando che c'ha. La difesa aerea in costruzione, direi che una ce la dovremmo fare, una. Sperando che possa attaccarlo. Vediamo. Vendetta. Ah, il proprietario del villaggio è online. Bastardo sei. Vediamo questo di qua invece. 39. Vediamo se riesco a fargli una vendetta. Sì, e vai. 25.000 di Elisir. No, non ne vale la pena proprio. Vabbè ragazzi, facciamo un attacco normale, vediamo se riusciamo a trovare un villaggio che sia buono. Direi che questo va più che male. Scusatemi ragazzi. Questo non mi piace. Devo guadagnare un po' di più, vediamo, vediamo. Ragazzi, direi che questo va più che bene. Allora, attacchiamo da una parte, ecco, di qua.
perché abbiamo fatto un attacco epico, ragazzi. Mamma mia, 1687 di Nero e 216 di Elisir. Mamma mia, ragazzi, che attacco epico. Una stella abbiamo guadagnato. Ragazzi, commentate per questo video. Mamma mia, che attacco epico. Ah, ecco, un replay ha fatto un amico mio. Vediamo. Se vado giù, ma non c'è il video. Purtroppo non c'è. Non c'è. Purtroppo non c'è. E vabbè. Ragazzi, da qui Tony Rosanero è tutto. Noi ci vediamo questa sera per il nostro ultimissimo attacco in guerra. Commentate se vi è piaciuto questo video e noi ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, ragazzi!